come sta succedendo in altre parti della città, al Corvo, come a San Merillo, ci stiamo rendendo conto che tutti gli edifici storici della città in questo momento sono in pericolo di essere abbattuti. In via Ursino un ulteriore caso, delle palazzine, delle botteghe di fine 800 vengono rase al suolo senza nessuna autorizzazione, vengono rase al suolo senza nessun cartello dei lavori per fare il posto a palazzine di chissà quanti piani. L'amministrazione comunale ha dato, tramite il regolamento edilizio e tramite l'approvazione di un piano casa molto meno restrittivo di quello dell'amministrazione precedente, dà la possibilità di ampliamenti di cubature e dà la possibilità di demolire. Noi chiediamo un intervento immediato della sovrintendenza ai beni culturali, chiediamo un intervento all'assessorato all'urbanistica per bloccare tutto questo scempio ai danni della città. Catania è una città che sta perdendo numero di abitanti, non abbiamo bisogno di nuove case, ma abbiamo bisogno di aprire tutte quelle case che in questo momento non sono affittate all'emergenza abitativa, e abbiamo bisogno di riqualificare il centro storico, non certo con gli abbattimenti.